Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi voliamo in Liguria per visitare la città di Recco e assaggiare una delle focacce più buone che io abbia mai provato. La focaccia di Recco. La ricetta non è difficile. Per preparare due focacce partiamo da 300 g di farina Manitoba. È necessaria una farina con una forza W molto alta per ottenere l'elasticità necessaria. Aggiungiamo il 60% di acqua, quindi 180 ml. Nelle prime fasi mi sono aiutato con un cucchiaio. Vi consiglio di partire subito staccando la farina dai bordi per avere la ciotola sempre pulita ed evitare che seccandosi i rimasugli possano creare dei grumi. Quando la farina avrà quasi completamente inglobato l'acqua, portiamo il nostro impasto sulla spianatoia e continuiamo a impastare fino a quando non otterremo una pasta liscia. A questo punto aggiungiamo 26 g di olio e 6 di sale. L'olio sarà l'elemento chiave per rendere l'impasto morbido ed elastico. Per far assorbire l'olio e il sale, strizziamo l'impasto per qualche minuto. Questa sarà la parte più faticosa. Vi sembrerà di rovinare l'impasto e di aver fatto lavoro inutile in precedenza, ma non è così. Vi consiglio di seguire questo procedimento per ottenere una buona maglia glutinica e un'ottima elasticità. Piccolo trucchetto. Dopo averlo lavorato per qualche minuto, ancora rugoso, lasciate riposare l'impasto per 5 minuti. Dopo il riposo basteranno pochi movimenti e subito la pasta diventerà liscia. Lasciate riposare per mezz'ora coperta dalla pellicola. Ora siamo pronti per le nostre focacce. Dividiamo l'impasto aiutandoci con un tarocco, prima in due panetti della stessa dimensione, poi in quattro parti dividendo l'impasto in due parti, una più piccola dell'altra. La più grande servirà per la base della focaccia e quella più piccola sarà invece la nostra copertura. Stendiamo i quattro panetti dandogli una forma circolare, aiutandoci prima con i polpastrelli e poi con il mattarello, cercando di ottenere una sfoglia il più sottile possibile. Per renderla ancora più sottile, la ricetta prevede di stendere ulteriormente la pasta con le mani. Mettete l'impasto su due pugni e allontanate lentamente allargando la sfoglia. Ruotate l'impasto e ripetete fino ad ottenere una sfoglia sottile. Prendete una teglia con un diametro di 28 cm e ungete il fondo con dell'olio e una spolverata di farina di polenta.
Se non l'avete, potete utilizzare anche la semola rimacinata. Questo passaggio sarà fondamentale per far aderire bene la sfoglia sul fondo senza farla attaccare. Stendete l'impasto e alzando i bordi togliete tutta l'aria accompagnando la sfoglia con la mano. Con un mattarello premete i bordi spingendo verso l'esterno. La parte in eccesso potete rimpastarla e dopo averla fatta riposare per 30 minuti utilizzarla per un'altra focaccia. Aggiungiamo della crescenza, possibilmente quella adatta per il forno. Copriamo con un'altra sfoglia ricavata dal taglio del panetto più piccolo, che stenderemo quanto più sottile possibile. Premiamo bene sui bordi e poi, pizzicando in corrispondenza della crescenza, creiamo dei piccoli buchetti. Questi serviranno a non far gonfiare l'impasto e a far fuoriuscire una parte della crescenza, che creerà una crosticina deliziosa. Premiamo con cura i bordi, facendo diventare un tutt'uno la sfoglia superiore con quella inferiore. Completiamo con un abbondante giro di olio e un pizzico di sale. Inforniamo nella parte più bassa del forno preriscaldato, non ventilato, alla massima temperatura. La nostra focaccia di Recco sarà pronta quando risulterà dorata e croccante. E non ci resta che impiattare, mangiare e buon appetito!